Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Wrestling Gamer. Continuiamo con Hi-Fi Rush. Dai, allora, nell'ultimo episodio stavamo esplorando la nuova area e attivando, diciamo, dei generatori che ci servivano per proseguire. Ne abbiamo fatti due su tre e ora dobbiamo fare appunto il terzo. Avevamo iniziato ma non abbiamo portato a termine. E c'è questo nuovo boss, non ricordo come si chiama, che è quella che ci ha, diciamo, in un certo senso incarcerato, ma è durato tipo 5 minuti e siamo subito scappati e ora ci stiamo facendo strada. Vediamo un po' com'è questa nuova puntata di Hi-Fi Rush. Buona visione! Eccoci, perché tutto noi incominciamo sempre dalla nostra hub. Ok, pronto all'azione. Ok, Ah sì. Ok, e qua. Ok. Allora, andiamo prima Cavolo, a parlare con non questo. Non so nemmeno come sono arrivato qui. Come farò a tornare indietro? Devo finire la mappa o mi scorderò tutto. Giusto. Vedo come ammazzarmi senza girargli in forno troppe volte. Ok. Ancora un altro. No, questo non muore. È inutile. Ok, possiamo andare là allora. Tocca a te, Peppermint. Nodo a terra, nodo a terra. Non sembra troppo pesante. Dovrei riuscire a rimetterlo a posto. Macaron, fagliela vedere. Carica di pugni in arrivo. Bravo, Magaro. Ok. Ecco, lo sapevo io. Dai. E anche il terzo, ragazzi, è siamo aperto. Chiusi dentro. Forse c'è un'uscita vicino al flusso di dati principale. Ok. Per fortuna tutti i nodi sono attivi, quindi dobbiamo solo tornare dal nostro amico robot di sotto. Ma prima sfondiamo qualche altra cassa o barile. Spero di poter tornare nella stanza principale. Attenzione, discesa improvvisa. Non toccare. Ecco. Che cacchio. Lo chiamavano Pippamen. Vedi chi ci sta. Dietro, sono qui per affari ufficiali delle risorse umane. Che posto, amico mio? Un'oasi nella sporcizia. Ottimo per concentrarsi. È sempre stato qui davanti a me. I lavoratori hanno bisogno di pace e tranquillità.
Quanti canali, quanto spazio inutilizzato. L'ufficio del futuro. Quelli sono ratti. Un piccolo prezzo da pagare. Lo proporrò al consiglio di amministrazione. Secondo me... Quanta sicurezza per un condotto d'aria. Ok. Fantastico, ragazzi, è diventato... Mi piace troppo quando diventa così. Ecco. Vabbè. Mazza quanto sono bravo. Porca miseria. Ritmo laser, cancellare dopo l'installazione. Vabbè. Ma non è possibile. Cioè, sono VIP in vereconda. Grande, hai aggiustato il nome, mi hai salvato il posto. Prego, non c'è di che, amico mio. Wow, ce l'hai fatta. Sembri sorpreso. Beh, quanto ci si può davvero fidare di un umano? Cosa? Sono il ragazzo più affidabile del mondo, guardami in faccia. Nah, non credo. Come hai fatto a entrare nel progetto Armstrong, comunque? Sembri uno di quegli hipster. Hipster? Sono i pantaloni. Per la cronaca, sono offeso. Ma per ora me ne vado e basta. Non vedo perché no. L'ascensore principale funziona, quindi puoi accedere al lift. Ti sei fatto un bel amico robot. Cosa? No! Ha preso in giro i miei pantaloni. E allora? Abbiamo finito qui. Usa l'ascensore per scendere e poi il lift per raggiungere l'ala di Corsica. Io, signor Chai, gradisco i vostri pantaloni. Strano tempismo, ma grazie, Cinnamon. Allora. Attacchi speciali. Bello. Barre però 4. Necessarie 2. Cosa fa questa cosa? Un ologramma di Kai creato sfruttando la tecnologia. Ovviamente i boss non sono così stupidi. Ah. Questo. Allora, hai il vita. Allora, vediamo qualche altra mossa di lei. Bene, possiamo andare, ragazzi. Si parte. Bello. Ma c'era qualche scontro qua sopra? Infatti. Rivelato ingresso non autorizzato. Non è mai facile, eh?
Aia. Puoi farcela, ma... Ok, vediamo che cicchiato ci sta. Ah! Proviamo ad attaccare insieme, forse riusciremo a battere qualcosa. Non si capisce niente. Aia. Forse non dovreste usare il magnete quando i suoi artigli sono gialli. Aia. Yeah. È stato divertente, cosa ci aspetterà ora? Boh. Ah, abbiamo finito il livello. Dai, applausi. Il lift dovrebbe essere qui. Ci stiamo avvicinando a Corsica. È andata bene lassù, mi avete aiutato a fuggire e stiamo lavorando insieme. Siamo una squadra, piccoletto, è così che funziona. Sì. Eccolo. Buono. Ok. In qualche modo il difetto che pensavo fosse in trappola è scappato. Che diamine. E ha anche aiutato a riparare il sistema di sicurezza. Io dovrei essere arrabbiata, ma diciamo che ho emozioni... sì, contrastanti. Un vago complimento. Lo accetto. Dovete Bello. Cercare il ragazzo. Se lo vedete, segnalate. Wow. Attento, Chai. Faranno un'imboscata sul lift. Oh, questi qui sono come il tipo di prima. Non mi conoscono. Vedi? Come va, colleghi della Vendeley? Prendete il lift? Sì. Personale di sicurezza 2. Il difetto! Fermatelo! Wow. No! È il tizio che ha riparato il sistema di sicurezza, amico. Idioti! È il difetto! Pure lei finalmente, oh, che è successo? Serve magari.
Eccolo. Figo. Ehi, scusa amico. Un po' tocca a me. Mettiamoci a lavoro. Quando vuoi. Trattienili. Prossima fermata, Ara di Corsica. Preparati al peggio. Ecco. Voce la supersonica? Per il momento lasciamo così. Vento in faccia, sapete, è proprio rinfrescante. Sono felice tu te la spassi. Ok, aspettiamo che arrivano. Forse ti sbagli, Peppermint. Magari va tutto liscio. Invece manco di niente. Ah, ecco. Arrivano! Ma guarda questo! Arrivano altri! E noi li accogliamo. Mamma mia, dai. Potenza Erculia. A causa dei cantieri è possibile che sia verificata una estremamente vicina a lì. Sul serio? Potrebbero verificarsi infortuni ricoperti dall'assicurazione. Attento, c'hai! Signor Chai, dovete essere confuso. Evitare significa non farsi colpire. Mi sembra che l'ho evitato. Bello. Ecco. Arrivano i rinforzi. A lunga gittata. Allora ci penso io. Brava. Assaggia questo. Assaggia questo. Ne arrivano altri. Si parte. Tocca a te! Una mano? Prova a schivare. Tocca a te,
tocca a te, Peppermint. Ah, ma non ho creduto, non posso più. Mi ha fatto più una bomba. Cosa che non quadra, non mi fa più la combo, non capisco perché, vabbè, poi lo vediamo quando farò il cambio. Mi sto godendo il viaggio, ma è un tunnel lunghissimo. In teoria l'ala 1 e l'ala 2 dovrebbero essere vicine, no? Altri cantieri più avanti, fare attenzione ai detriti, grazie. Di nuovo? Ma cosa stanno costruendo? Spero che siano finiti. Siamo arrivati? Lui è ancora su lift? Oh, sai, ragazzi. Concentrati. Azionate i freni. Ma. Devo disattivare i freni. Si parte. Fammi provare. C'ho 80 secondi. Assaggia questo. Adesso io vado. Si parte. Carica di pugni in arrivo. Abbiamo fatta. Poi, quale altro? Oddio. Non mai le nostre ambizioni. Ok, non ci concedo altre battute in questa missione. Stavo pensando, senza i freni, come freniamo? Infatti sì,
Non hai tutti i nostri. Hai un'idea? Ah, ora vuoi il mio aiuto. Jai, mi fai un po' di spazio. Fantastico. Non preoccuparti, ce la farai. Ma per sicurezza, meglio se ti aggrappi a qualcosa. Ci vediamo. Cosa? Lunchbox per il lift è un po' in ritardo. Sono sicuro che arriverà. Tranquillo. E anche questo è fatto. Ala di sicurezza 2. E sembra che io sia chiuso fuori. Allora entreremo con le cattive. Vedi nulla? Cantieri. Forse c'è un'altra strada. Perché c'è sala? Oh, mi vedrà arrivare. Guarda là. Mentre mi infilo. E in questa trappola. Una bella entrata rumorosa. Aspettati. Ma sarà, fammela vedere. Pronti? Possiamo dire che sanno che sei qui. Prego, il signor Chai è sotto pressione. È meglio non infierire. Puoi farcela, Chai. Cerca un'entrata tra quei cantieri. Rinforzo positivo. Ho visto? No. Nota sulla costruzione della piattaforma.
se abbiamo problemi. Ti parla d'ossia. C'è qualcuno qui che sa come aggiustare la macchinetta del caffè? Giusto. Ma soltanto il decaffeinato e con tutti i documenti che devo leggere. Cosa? Aggiornamento firmware? Perché ho una macchinetta del caffè? Serve. Cosa può essere più importante di prendermi? Forse si sta davvero informando su Spectra. Per ora non lo sappiamo. Procediamo. Forse diventa buona. Sul serio, ecco il tuo ingresso. Sì. Rapporto della missione. Sali. Sali? Sali. E basta? Corsica è nel suo ufficio, che è all'ultimo piano, quindi sali. Deve esserci una fregatura. Beh, c'è, ma non si tratta del percorso. Secondo me Corsica non è cattiva. Ok, sono emotivamente pronto. Qual è la fregatura? Non otterrai la password di Corsica battendola come con gli altri capi. Chi lo dice? Corsica non usa la tecnologia Vendeley. Non ha un passaporto. Sa a memoria tutte le sue password. Dovrai fare in modo che collabori con noi. Cosa? E come dovrei riuscirci? In effetti la persuasività non è tra i punti forti del signor Chai. Cinnamon ha ragione, ma ci serve la sua password per spegnere Spectra. Capiamo come fa. Ah, finalmente. Fammi togliere quel attacco speciale allucinante commesso. Allora, fammi vedere com'è. Aria presente, il power cord è la stessa cosa ma in aria. Ecco perché. Ok. Ok. No, questo non mi piace. Facciamo gli attacchi X, Y, Y. Ah sì, abbiamo tutto. Beh ragazzi, anche questa puntata di Hi-Fi Rush è conclusa. Che dire? Figo? Abbiamo superato un paio di livelli, anche quello diciamo all'interno di una galleria, su una specie di treno per modo di dire, pieno di combattimenti, mi è piaciuto e niente, ora stiamo percorrendo l'ultimo corridoio che ci porta da questo nuovo boss, in cui invece di combatterla dovremo sicuramente persuaderla per far sì che lei ci possa dare le password.
quindi vedremo cosa succederà nel prossimo episodio. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale Wrestling Gamer. Ciao e alla prossima!